Buon sabato amici, amiche del titolo tv, nuovo approfondimento cinematografico, come al solito il nostro appuntamento pomeridiano che arriva grazie a Francesco Maggiore direttamente da Lecce. Ciao Francesco. Buon pomeriggio a te, donato. un saluto ai nostri video ascoltatori. Tra l'altro oggi diciamo che c'è quasi un derby no? a livello calcistico perché tra mezz'ora giocherà Bologna-Lecce eh, chi meglio di noi a rappresentarlo? Io a Bologna, tu a Lecce. Però sì. parliamo di cinema. Anche se... Anche se, però, voglio dire, siamo tutti e due della stessa. al di là della location tua, però, voglio sì, dire. Sì, beh, sì, insomma, beh, io sono un po', un po' diviso, dai, diciamo, un po' diviso. Poi, che vinca il migliore alla fine è solo una partita di calcio, non è una, una dichiarazione di guerra. Questo sia ben importante. Mentre, mentre ritornando a quello che noi fa, faremo oggi, al film che ne parleremo, quando mi hai dato il titolo, io sono saltato dalla sedia. Perché? Perché è un film che io ho visto da ragazzino con mio padre e all'epoca non è che l'avevo inquadrato più di tanto è che poi nel corso del tempo come Il Buon Vino, riguardandolo più volte in tutte le sue accettature, le sue sfumature, credo che, no credo, sono sicuro è il primo film in assoluto come quelli da me più visti e più graditi. E parliamo? C'era una volta in America. Ecco, già, solo questo, c'era una volta in America. Raccontaci tu che cosa è successo in questo periodo? adesso? Poi anche... no, Semplicemente voglio dire è stato riproposto per i 40 anni, perché non dimentichiamo, c'era una volta in America, è uscito esattamente il 28 settembre 1984 nelle sale italiane, quindi in questo caso la Chired ha deciso di riproporlo. E, comunque nella versione 4K per soli tre giorni cioè dal 28 al 30 ottobre quindi stiamo parlando di un film che è già stato riproposto però voglio dire sappiamo ogni anno viene riproposto in televisione io mi accorgo spesso e volentieri viene proposto da Rai 3 ehm, soprattutto in, nel periodo natalizio mi accorgo negli ultimi anni eh, stiamo parlando di un film che come hai detto tu è come il vino cioè io mi rendo conto di una cosa ogni volta che lo osservo cioè ci sono Veramente io credo che sia uno dei capolavori massimi della cinematografia mondiale che purtroppo però all'epoca non fu trattato bene come meritava perché voglio dire, cioè, comunque è un film che sa, avrebbe dovuto fare un'incetta di premi straordinaria poi ne ha fatti comunque, ha preso un paio di nomination ai Golden Globe comunque se non era vinto due Davide Donatello che era per la regia e per la produzione e anche un nastro d'argento tra l'altro forse. Ti è faccio una che... domanda che eh, io ne sono ignaro, sei tu l'esperto e quindi di conseguenza, ma può essere premiato postumo un film tale? No, postumo no, voglio dire. E purtroppo c'è. Cioè un riconoscimento. No, no. Cosa finisce? Nel momento in cui. Chiariamo bene la dinamica, non nel momento in cui viene presentato nei vari festival o viene premiato oppure no. ma nel corso degli anni, quando comunque diventa veramente un cult, non può più prendere premi perché è finita la festa oppure se ne aggiungono magari nel corso d'opera? Quando uno si rende conto che effettivamente era un capolavoro, solo che magari in quel contesto epocale non è stato capito, ma è stato capito nel corso degli anni. No, allora diciamo che purtroppo da una parte o per fortuna funziona diversamente, ti spiego, cioè allora magari. Eh può prendere un primo ma per quanto riguarda qualora ci fosse un restauro no un restauro particolare per esempio è successo anni fa per esempio il film di Pasolini che tra l'altro oggi ricorre quasi il 49esimo anniversario della sua morte accade con Salò di Pasolini che prese comunque fu restaurato comunque dal centro sperimentale di cinematografia più comunque eh, se non erro, forse pure dalla, dalla Cineteca, non vorrei sbagliare, però comunque ha preso un premio, forse al Festival di Venezia, come miglior restauro. Quindi, qualora per esempio, c'era una volta in America, venisse restaurato con delle tecniche ancora più avanzate, in questo caso quello che è stato portato nelle sale è rimasterizzato in una tecnologia 4K, eh, però potrebbe magari prendere un premio come miglior restauro o qual'altro. però sappiamo tutti, cioè, voglio dire, è un film è veramente di una potenza straordinaria. Quando fu il primo girato, ammontava a 4 ore e mezza, se non erro. Poi, voglio dire, quando intervengono i produttori, c'è cioè il produttore in questo caso che era Arnold Milkan, ehm, voglio dire, lui aveva tagliato il film, che era stato presentato in una versione di 2 ore, forse 2 ore e mezzo, anche la prima, ebbe anche una presentazione al Festival di Cannes, fuori concorso però, perché all'epoca in giudizio... c'era vedendo la durata dei film odierni, insomma, era no? Era un attimo, al di là della durata, che purtroppo vabbè, ci sono molti film oggi che durano tantissimo, devo dire la verità. Però, all'epoca il Festival di Cannes fu presentato fuori concorso perché nella giuria principale del concorso c'era Ennio Morricone, quindi, insomma, sarebbe stato un pesante conflitto di interessi. Andare a che ricordiamo tutti la, la, la colonna sonora con il flauto di Pan, eh? già le prime eh, tre note. Allora una delle saggiare. migliori colonne, se non la più bella forse, fra le colonne sonore di Ennio Morricone. Poi c'è da dire anche questo: che vabbè, la storia racconta di questi gangster ebrei giovani che prima visti nella loro, nella loro infanzia, nella loro adolescenza, poi comunque nel corso del tempo. Quindi, comunque, un film raccontato anche per Analessi. Comunque, per. Per vari salti temporali nel tempo quindi c'è cioè, la, la vicenda principalmente incentrata su questi due amici stretti cioè diciamo, sul non... rapporto amichevole come muta nel corso del tempo no allora, perché che parla di valori come amore am amicizia amore c'è cioè, nel senso che comunque l'amicizia cioè è lealtà tra di me ci cioè, sono valori allora se noi viviamo in un'epoca contemporanea in cui purtroppo questi valori non hanno eh, predomina comunque l'egoismo e l'interesse personale. Nel, nel film viene fatto capire che sono valori proprio supremi, no? la lealtà, l'amicizia e eh, il tradimento. Allo stesso tempo, hanno il loro peso perché il protagonista Nudos, è interpretato da Robert De Niro, e a un certo punto voglio dire si sa. Che il suo amico fraterno Max, interpretato da James Woods all'epoca, era, era diventato famoso. già Allora, De Niro aveva già vinto un paio di Oscar, uno per il padrino parte seconda e l'altro per Toro Scatenato. Mentre Woods era, era, aveva interpretato eh, Videodromo di Cronenberg. Quindi, comunque, diciamolo che era quasi agli esordi. Eh, quindi, eh, il personaggio di Robert De Niro nudo, si ritrova tradito poi a un certo punto, nel corso del tempo da, da quello di Max. Anche perché poi c'è anche uno straordinario amore che lui ha nel film. Prima è interpretata da Jennifer eh, Connelly, quindi giovanissima Jennifer Connelly, poi da Elizabeth McGovern, ehm, l'attrice in questione ehm, va a interpretare appunto Deborah, che era l'interesse amoroso di Max, che poi la, se la ritroverà nel corso del tempo. Eh. Io tra l'altro ritengo, almeno a livello personale, una delle più belle scene, secondo me è quella del ristorante, quando si ritrovano tutti e due nel ristorante, secondo me è una scena molto evocativa, molto, non lo so, eh, suggestiva. A me è quello che... Più Ma più da bello. adulti dici? Sì, da adulti quando si ritrovano... Allora, da io adulti. vedo molta, molta poesia in quando lui dallo spioncino vede lei che balla questo grammofano con, con, con tutto il rumore di fondo che erano poi quello che trasmettevano i vinili. Eh, la cosa che mi ha colpito di più è anche mh, il fatto che lo stesso Noodles eh, vendica quel, quell'amico suo appena sparato, no? appena ucciso eh, e si fa tanti anni di galera, insomma eh, sono tanti piccoli passaggi, no? sembrano tanti piccoli passaggi dove ti portano in un'America, soprattutto nel quartiere di Brooklyn e, e nel New Jersey dove sono state poi girate le scene che ti fanno vedere cos'era quel periodo lì perché noi eh, diciamo che siamo nel, nel proibizionismo no? E alla fine, eh, ma c'era anche la, la grande depressione quindi c'è un qualcosa tangibile di miseria dove anche gli stessi ragazzini alla fine con azioni poco lecite devono sbarcare il lunario perché insomma alla fine entrambi i ragazzini, sappiamo, cercano di, 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 di truffare, fare di, 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 dei giochetti poco sporchi la stessa anche mh, idea che viene a loro dove poi c'è tutto sto, la valigia in cartone con il denaro raccolto da tutti, no? con, con, con l'espediente di, di, di affondare l'alcol con del sale, insomma ci sono tantissimi passaggi, ma uno poi riesce a calpirli quando? quando lo rivede più di una volta, infatti, allora, se uno lo vede da ragazzino, a me capito di vederlo da ragazzino le prime volte non mi colpi particolarmente, ma perché da ragazzino, diciamo che certi passaggi, anche una certa poetica non, non, ti può, non ti può entrare dentro. Poi da grande. Come dici tu, rivedendo, rivedendo più volte, cioè, veramente comunque è un lavoro talmente complesso che è stato fatto sulla pellicola, che veramente non, non si finisce mai di, di imparare, secondo me, da questo film. Perché, tra l'altro, comunque nel corso del tempo è stato riconosciuto anche come uno dei capolavori anche della cinematografia mondiale. No? Cioè, all'epoca un po' perché, allora, secondo me, quello che ha danneggiato, secondo me, all'epoca, la pellicola, sono stati i tagli. Tagli che erano stati fatti al produttore. Allora può succedere questo, purtroppo nel cinema succede questo. Beh, l'abbiamo visto non, non tanto tempo fa, parlando della pellicola di Napoleone, no? Sì, sì, anche anche quello, anche se là bisognerebbe capire se effettivamente poi il fatto che sia stata fatta, voglio dire, di scotte si è ampiamente riscattato. No? Del, del, del fra quanto è, fra meno di 15 giorni esce il Gladiatore 2, già ne parlano addirittura. Come uno dei film più grandi di tutti i tempi, addirittura ne sono. Addirittura è stato scomodato anche come paragone: il, par il padrino parte seconda, addirittura per Beh, il destino. Un del Beh, insomma, è un azzardo, eh? Beh, sì, più che altro per il destino di un protagonista che si ritrova con un ruolo che in realtà non voleva e poi si vede costretto a, a tenersi quel ruolo che gli, gli è stato imposto. Più che altro per quello, però, voglio dire, innanzitutto, aspetteremo di vedere il film nelle sale. Io credo che Napoleon sia stato un grande impegno dal punto di vista visivo, di battaglia, però poi bisogna vedere, poi ha preso una piega tutta particolare il film. E ripeto, anche io, ripeto, io sono uno dei, dei fan di Ridley Scott che, che ha girato, secondo me, alcuni dei film più belli della storia, che film che ti rimangono e, e soprattutto ti prendono. E, però per quanto riguarda Sergio Leone, allora, Sergio Leone invece comunque noi lo conosciamo come regista di film western. Quindi film western c'era una volta il West, che forse Beh, lo gioco, altri ma... capolavori che riguardano il cattivo, che po sono po comunque tra i primi posti, tra i film più belli della storia del cinema. Quindi voglio dire, sono ehm, tutti straordinari capolavori. Poi voglio dire, c'era una volta in America, se, ha sempre avuto quella sensazione di come un film che addirittura, comunque, anche se vai su MDB, che comunque raccoglie la lista delle delle pellicole a livello mondiale, quelle che nei posti a Storcino sta al 73 posto, quindi voglio dire sarei di richiederlo quale sarebbe il primo. Chi occupa il primo posto? Il primo. Guarda, se non erro, se non erro, c'è cioè, allora. Ora è il padre, no? È il padrino, c'è cioè anche addirittura le ali della libertà di Frank Darabont. Che è un film veramente straordinario da ogni punto di vista. Però, scusa, facendo il parallelismo tra Il Padrino e C'era una volta in America, eh, in America eh, la fotografia è predominante in questo caso? No, eh, ma sì, la, foto vabbè, la fotografia e soprattutto le interpretazioni sono, sono predominanti. Mo' addirittura, per esempio, al, 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 riallacciandomi a una futura news, che eh, finale la posso dare adesso, al Torino Film Festival, che sarà a fine novembre. Rappresentato un film chiamato waltzing with Brando, in cui c'è l'attore che faceva Titanic impersonava il rivale di Unardo DiCaprio, che è la fotocopia straordinaria del film di Marlon Brando. C'è una scena in cui viene girato proprio il padrino. Una foto sta girando sia in quello per quanto riguarda l'ultimo tango a Parigi, ma anche il padrino in cui lui interpreta c'è, cioè sembra proprio uguale. Sembra lui, c'è cioè le differenze, sembrano proprio minime. quindi eh, però da, da, da questo punto di vista ci cioè sappiamo che il padrino ha influito anche addirittura il, il parte seconda, no? che tra l'altro uscirà la settimana prossima nelle, nelle sale, anche questo restaurato in 4K. Ha rappresentato un caso di sequel, cioè comunque addirittura forse superiore all'originale, almeno così dicono. Però io credo comunque il padrino sia uno dei, dei migliori, dei capostipiti anche dei film sulla, sulla mafia. Mentre c'era una volta in America, comunque racconta. Mh, non una storia proprio di criminalità vera e propria, ma comunque dei, dei piccoli criminali che comunque poi hanno, affrontano eh, destini diversi. Eh, poi ci sono delle battute che sono leggendarie, quando viene rivolta a Noodles dice cosa hai fatto in tutti questi anni, dice sono andato a letto presto. Battuta celebre, leggendaria, oppure quando lui sceglie di non vendicarsi contro il suo ex amico, lui dice, dice io non la conosco, signor eh, senatore Bailey, non la conosco proprio perché poi, voglio dire, rimane... Eh, cioè, eh, sì, perché, il pubblico momento... rimane scazzato, perché comunque uno si aspetta no, che ci si possa vendicare dopo, che uno gli, perché lui dice Io ho rubato tutto della tua vita e allora lui, lui che cosa rimane a un uomo? Dice no, lui si aspetta che venga ucciso da lui con un colpo di pistola, poi in realtà perché manca il coraggio a lui, se... perché manca il coraggio a Max, insomma, alla fine, no? Beh, trasformato in comunque... senatore. Sì, vabbè, ma al di là del coraggio penso che lui si ricordi anche, come ho detto prima, che lui sia rimasto fedele a quei valori, valori stretti tipo fedeltà, am, eh, amicizia e lealtà. Quindi, nonostante un tradimento così pesante, credo che lui sia rimasto fedele a se stesso. Eh, poi a volte ci si chiede se tutta la vicenda sia stata reale, ci ha raccontato se siano solamente i maneggiamenti. Eh, di Nudels che ha le prese con, eh, con l'oppio no? perché lui si vede che questo, lui sta fumando l'oppio e anche nel, nello stesso finale comunque non si capisce se eh, sia qualcosa che sia avvenuto realmente o se sia stato solamente immaginato quindi però comunque raccoglie delle immagini e soprattutto vabbè, poi la musica secondo me la, quello che ha contribuito me, a rendere leggendaria questa pellicola è proprio le, le musiche di Morricone sono state che hanno accompagnato perfettamente le vicende dei, dei vari personaggi sì, sì, sì. Ma guarda, c'è anche, io stavo leggendo anche un po' di recensioni in giro, dice anche nel sogno ammesso che sia così di Noodles se proietta sull'amico Max il tradimento, che lui stesso gli ha fatto alleandosi con la donna di lui. Ora scopre che è Max a tradirlo con quello che avrebbe dovuto essere la sua donna, non c'è anche questo giochino del ribaltamento delle parti, dei ruoli, no? Sì, sì, esattamente, poi. E infatti anche questo, questo amore che lui ha vissuto lungo una vita, lui lo, lo vive anche con tradimento e lui poi eh, sceglie nella, eh, di reagire nella maniera peggiore, cioè attraverso un, uno stupro, il, a, compare anche il produttore stesso della pellicola nei panni dell'autista dell'auto in cui avviene quest'atto, eh, Dopo comunque che era quella scena che secondo me è una scena visivamente, anche a livello di musica, anche meravigliosa, che è quella del ristorante, quando ci si ritrovano tutti e due, ehm, cioè sia Max, eh, scusami, sia Noodles che Deborah si ritrovano in questo ristorante, cioè si ritrovano, vanno, lui la porta in questo ristorante in realtà, e quindi comunque è una scena che pratica tutto il ristorante era per loro, quindi dedicato a loro. E ripeto, è un film comunque... Secondo me difficilmente le nuove generazioni potranno apprezzarlo però uno spera sempre per capire i tempi e le cose con cui ormai purtroppo dobbiamo avere a che, a che fare eh, ormai tutto viene, viene visto come un prodotto di facile fruizione, di consumo facile, e veloce, quindi viene tutto macinato e tritato come, come se niente fosse quindi. Senti sul restauro? No, no, abbiamo detto che è stato rimasterizzato in 4K. In 4K sì, ma che lavoro bisogna fare per poterlo rimasterizzare? Adesso eh, guarda, 4K. non te lo posso dire. Comunque okay. sono tecniche comunque diverse. Cioè cioè, si sì, prende la pellicola, la si riespone, cioè... ma si sì, 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 riespone. Come il capirello. restauro che viene fatto? Per esempio, no, è stato fatto anche su altre pellicole, tipo per esempio, ad aprile è uscito. San... Mi ricordo se è aprile o marzo riuscì no, Scarface, no? Sempre di Prende Palma con Al Pacino, quindi insomma tutti questi. O per esempio, a gennaio o febbraio sarà, sarà uscito Il cacciatore di Michael Cimino, quindi anche quello resta nel 4K. Comunque, molti film adesso, per, non so, forse anche un discorso. Secondo me è un processo anche, soprattutto non vorrei sbagliare, eh, perché poi voglio dire, non sono esperto nel, in questo tipo di di trattamento no, però, per... vabbè, la sensazione è più forse rendere la pellicola più luminosa più non lo so forse come quasi come se fosse un 3d diciamo eh? perché poi si vede bella bella chiara perché per esempio il restauro dal bianco e nero al colore soprattutto in film d'epoca prevalentemente anche sulla guerra è la si nota che comunque la, la, la... non c'è la definizione del contorno del vestito del cappello cioè lo vedi che è una macchia di colore, ma lo vedi anche il colore stesso della pelle che comunque sono tecniche che no, mh, dal bianco e nero. Che tu pensi che era il bianco e nero, adesso passi al colore. Secondo me si arriverà poi a farlo tutto a colori, no? Beh, o poi. Perché poi i processi migliorano di volta in volta, no? Beh, poi c'è chi sceglie pure di fare una scelta contraria, c'è tipo Scindrelli, tutto fatto, tutto totalmente in bianco e nero, a parte la, il cappotto rosso della bambina che era. Eh, fatto solamente Rosso Lara. Beh, se altro... ti ricordi, c'è anche il un altro film, film Sin City, eh? anche Sin City Anche Sin City, ma c'è cioè anche, per esempio, senza andare anche un film indipendente come Clerks, commessi del 1994, anche quello che ha scelto in gelato il gelato in bianco e nero. Quindi, a volte, l'uso del bianco e nero è anche una, una scelta stilistica. Esiste anche una versione del film vincitore di quattro Oscar, Parasite, quello coreano. Che esiste una versione in bianco e nero anche, no? che fu proiettata qualche anno fa fuori orario, quindi insomma, in notturna sul Retro. E quindi, ehm, quindi vuol dire, vabbè, fermo restando che comunque è sempre una scelta stilistica diversa, che cerca di creare un, un discorso totalmente eh, poi a seconda della visione del, del regista. Ah, io credo che comunque, non le dire no, registi, cioè io credo Sergio Leone abbia ispirato molti, molti registi successivi, tra cui uno dei primi fu Quentin Tarantino, sicuramente ad esserne ispirato. Eh, però voglio dire, c'è cioè, anche la magniloquenza e anche l'epicità con cui lui, che lui imprimeva nelle sue pellicole, cioè c'era una volta in America, in ogni fotogramma non c'è un tratto di banalità, perché rimane sempre, voglio dire, straordinario anche al. al visivamente nel, nel sonoro, potrei dirlo forse uno dei film più completi in assoluto da, 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 da ogni punto di vista. Sì, parlano addirittura gli sguardi e i silenzi. Sguardi, silenzi, le musiche, cioè, l'intensità di, di ogni momento e di ogni attimo viene ritratta secondo me al suo massimo, al massimo c'è cioè, della sua espressività, cioè più che espressività della sua espressione artistica. Uno, allora, riportandolo ai giorni nostri, un, una pellicola del genere prenderebbe eh, presa sul pubblico, farebbe presa sul pubblico, se fosse fatta eh, oggi. Ma oggi non credo che riuscirebbero a fare, cioè ti spiego, a fare una pellicola. Ma parlo di sua. sceneggiatura, fotografia, tutto l'insieme del film, come Ma se lo facessero che... oggi oggi credo che incontrerebbe parecchia difficoltà essere realizzato un film del genere perché soprattutto perché ripeto quello che ho detto prima comunque è un film anche parecchio meditativo quindi comunque ehm, a livello produttivo credo sia molto complesso molto era molto so. più rallentato tu dici perché oggi come oggi la maggior parte dei film sono carità, molto più accelerati possono, poi per carità possono subentrare beh, per esempio, guarda c'è per esempio il film The Irishman con Robert De Niro e se non è anche Al Pacino, cioè voglio dire, comunque è un film che dura più di tre ore. Magari, che ne so, magari un Netflix potrebbe avere comunque la... È un esempio che sto facendo Netflix, come potrei dire Prime Video, Apple o qualsiasi altro eh, network streaming potrebbe decidere comunque di investire un capitale e di fare una pellicola... Cioè, sì. Allora è difficile perché credo che a livello produttivo girare una, un film di questo tipo sia molto complesso. cioè non è uno scherzo quello di girare un film del genere, e, però non lo, non lo so. Mo. Poi, soprattutto, secondo me, bisognerebbe lasciare anche delle. Io, per esempio, quando vengono fatti questi tagli selvaggi sulle pellicole, a parte che ne risente anche oltre il montaggio, anche il ritmo narrativo perché tu stesso, se tu guardi da spettatore, ti accorgi che c'è qualche. Un buco nella, nella pellicola c'è qualcosa che manca e dici. Ma mi sono perso qualche passaggio? e eh, Per esempio, tempo fa, io ho, ho visto, avevo scovato dei tagli che erano stati fatti proprio all'originale Il Gladiatore. Che là effettivamente mi chiedevo, hanno tagliato diverse scene, hanno tagliato quindi là mi sono. Oppure, per esempio, anche nel film Le Crociate, sempre di Ridley Scott, sono stati fatti numerosi tagli per circa una mezz'ora e passa. Quindi, voglio dire, là ti accorgi comunque. Che il film in un certo senso ne risente anche a livello narrativo. Sì, perché senti come uno parlare. scalino, no? senti come un saltello che dici: Ma scusa un attimo, come, come siamo arrivati da questo a questo? Perché poi uno, a fuori di guardare i film, alla fine la trama la segue, è come se stesse guardando sì un film, ma come se qualcuno gli raccontasse il libro, anche se c'è la trasposizione. Ormai per fare dettagli, Esatto, per fare dei tagli così, per esempio i tagli che hanno comunque rovinato all'epoca, c'era una volta in America nel, nel 1984, c'è cioè che comunque non hanno permesso questo, eh, questa grande affluenza di pubblico nelle sale o comunque anche l'apprezzamento la, di... Cioè, I tagli secondo me devono essere, se devono essere fatti, devono essere fatti con criterio, cioè qualcuno comunque deve... Il cioè, film non ne deve risentire a livello narrativo, cioè deve comunque rimanere tutto intatto, anche, anche se comunque stai togliendo dei pezzi importanti, cioè il pubblico e non se ne deve accorgere di questo cioè quando il pubblico inizia a capire che c'è qualcosa che ma manca questo passaggio cioè questo salto di montaggio è stato fatto da qui a quest'altra scena allora dici ma che cosa sta succedendo qua c'è qualcosa che non mi quadra no eh, quindi questo è stato cioè secondo me questo è stato quello che comunque lo, lo danneggiò all'epoca no poi nel corso degli anni è diventato un cult poi è un autentico capolavoro quindi è stato riconosciuto per quello che è però all'epoca si. Guarda, può succedere. No, è questione. Sai purtroppo... un altro film analogo che potrebbe. Perché poi guardandolo ti ricordi. Non so se. A livello cronologico non me lo ricordo. Penso che sia venuto dopo. L'intoccabili. Stesso periodo, eh, stessa fotografia, fu, fu parecchio apprezzato. L'intoccabili vinse anche un. Se non erro, anche un Oscar. Quello però se sconso. noti stessa fotografia, stessa. Ambientazione, è, però dura di meno, è eh, l'intoccabili, tieni presente che dura molto di meno da me è un paio Poi comunque allora non è una, una pellicola estremamente cioè, lenta e meditativa. C'è cioè, cioè comunque un certo ritmo, no? Perché il ritmo qual è? La caccia contro Al capone, cioè certo, sì. E questi quattro elementi della, della squadra intoccabili si trovano comunque a lottare. È un po' la lotta di Davide contro Golia perché si trovano comunque a lottare, cioè, non solo contro. La, la, ma la mafia lì a Chicago ma anche contro la stessa polizia stessa che comunque li tendono le trappole quindi insomma è un film che prende anche da ogni punto di vista ehm, cioè è più immediato e diretto oltre a condividere con C'è Volte in America lo stesso compositore Cegno cioè Morricone eh, ma è un film che comunque dà un ritmo totalmente diverso e che comunque ehm, cioè, diciamo che il fascino del, di quel periodo lì è sempre è sempre ben apprezzato no? dalla, dalla, dalla platea, perché si, si parla del proibizionismo, si parla di quel periodo lì. quindi eh, Ci sono delle fasi no? della storia, anche come i film dell'Antica Roma, insomma, alla fine, certi periodi della storia eh, vengono molto più apprezzati rispetto ad altri. Mi sono reso conto a livello eh, cinematografico. Eh. Ovviamente dipende tutto come li raccontano questi periodi. Eh? Però poi... sembra come se i registi fossero più ispirati da alcuni periodi rispetto ad altri. Mm, almeno io. Vabbè, più che ispirati, finanziati no? <ride> per fare certe pellicole. Ovviamente. Finanziano un po' fare. Cioè, Certamente. Pellicole di questa portata non se ne possono fare, voglio dire. Cioè, se... Io che penso che se Leone all'epoca non fosse stato Leone, cioè con la L maiuscola, non sarebbe mai riuscito a farsi finanziare una pellicola del genere. Cioè se non ci fossero stati, c'era cioè, una volta il West, giù la testa o tutte le altre pellicole che lui ha magistralmente diretto, perché ogni film suo è un capolavoro. Cioè veramente, io penso che uno come Sergio Leone, veramente i monumenti dovrebbero farli ogni, ogni, cioè, in ogni angolo di questo paese, perché veramente, cioè, ma anche soprattutto... Cioè, se tu pensi no, nel western, nel genere western, no? c'è John Ford eh, Howard Ox. Forse non è più fatto questo, comunque c'è Sergio Leone. È stato anche è, a parte lo spaghetti western, no? Il fatto che sì. ha creato un genere straordinario. E poi con questo, comunque, un caso atipico di gangster movie, però atipico è a me, perché non è un gangster movie dove ci sono le, le sparatorie per creare azione, ma ci sono di quei momenti no, di uccisioni che sono eh, racconti una vicenda umana, prevalentemente. Sì, non sono non la, raccontando... la parte narrativa protagonista, è non un, insieme, raccontando... un elemento insieme a tanti altri elementi. No, ma riallacciandomi a quello che hai detto prima sull'intoccabile, cioè là stiamo parlando di, un, di una pellicola d'azione, prevalentemente, cioè l'azione che deve predominare proprio su tutto, quindi. Eh, poi voglio dire, stiamo parlando. L'altra cosa che condividono è anche il discorso del proibizionismo, cioè, però la location è diversa. Cioè, questa è diciamo America, la New York negli anni 30, dove ci sono lì, credo che è... fosse Chicago. Nell'intoccabile, no, no, c'è Nord America e New York. No, no, America, New York, no parlo dell'intoccabile, credo fosse Chicago. No, no l'intoccabile è Chicago, perché comunque stiamo parlando del, di Al Capone, quindi ambientata lì. Eh, quindi voglio dire, comunque condividono lo stesso periodo, però voglio dire vicende umane totalmente e racconto e forma e stile di racconto totalmente diverso. Quindi stiamo parlando proprio di, di un'altra... Un no, sai cosa affascina maggiormente? Che viene usato molto, lo vedi dalla fotografia, sto, sto filtro seppia, no? Sì, perché comunque rende anche... Cioè, è Come se fosse un qualcosa di malinconico, no? C'è cioè quel malinconico che cammina con i protagonisti, no? Quell'effetto malinconia che pre... perché prevale in tutta la pellicola. Eh? cioè, se io penso a questo, no? Cosa ti, ti fa pensare? Malinconia, questo è quello che ti, ti dà come come il primo sentimento principale. Sì, poi i fatti lo, eh, lo appoggiano. Senti, noi siamo arrivati quasi alle battute finali. Se ci vuoi dire qualche altra news, se hai qualche altra news. Allora, ci sono un paio di news. Vabbè, ehm, oltre vabbè, a quella che ti ho citato sul Trino Film Festival, c'è. Allora, allora, sta venendo rifa rifatto: c'è un reboot di Cliffhanger, no? Fin con Silvestre Stallone degli anni 90, cioè anche quello è un film potente a livello d'azione, che comunque ogni volta, a ogni suo passaggio televisivo, riesce sempre a prendere. comunque e Solo che stavolta all'inizio doveva essere coinvolto Stallone, cioè lui doveva essere il. Um, il prigioniero di una banda di rapinatori e sua figlia doveva essere la scalatrice pronta Pronta Libera. Mi sembra che quest'altro lui Stallone sia stato tagliato fuori dalla pellicola stavolta, eh, ma penso che per sua scelta, voglio dire, credo che non trovasse il tempo per farlo. E qui la protagonista sarà Lily James, che lei sarà una scalatrice, un alpinista, che poi si troverà al centro di queste vicende comunque sempre con una storia che più o meno vagamente richiama l'originale poi altra news c'è cioè, Tom Cruise vuole rifare no rifare, vuole girare un sequel di un altro suo successo degli anni 90 cioè Giorni di Tuono che è ambientato quello è ambientato nel mondo delle corse automobilistiche siccome, perché, siccome dovrebbe uscire il prossimo anno anche un film sulla Formula 1 sì, sì. protagonista Brad Pitt che tra l'altro abbiamo visto in un frame durante un gran premio, mi è passato. Sto frame dove si vede brett Pitt che esce fuori dall'abitacolo, credo che fosse eh, negli Stati Uniti. Credo, adesso non me lo ricordo in quale gran premio, ma comunque c'è questo frame dove si vede che poi hanno preso addirittura eh, il pubblico dagli spalti come comparse. Eh, eh, il, il pubblico ha partecipato molto, ben volentieri. No, vabbè, ma al di là c'è nel senso. È... Secondo me la scelta di Cruise, secondo me, a parte che secondo me è stata decisa un po' da lui sulla falsa riga, cioè anche sulla scia del successo di Top Gun Maverick, no? perché nessuno si aspettava che il sequel raggiungesse degli, un, un apprezzamento e degli addirittura superiori all'originale. Quindi credo che sia anche un po' questa volontà, un po' di cavalcare un potenziale successo e di, di ricreare comunque ai giorni nostri quel discorso anche delle corse automobilistiche, perché poi io credo che lui abbia visto... Che magari come Filone stia ritornando un po' tra i Fast and Furious. Un po' questo film con Brad Pitt sulla Formula 1, che a quanto pare sia uno dei film più attesi del prossimo anno, quindi insomma, credo che lui abbia deciso. Ma no, bisogna vedere se riuscirà a non è sempre stato modo. semplice raccontare il mondo delle quattro ruote, eh? soprattutto in no, Formula esatto, 1, poi tra l'altro, cui siamo impegnato con, eh, con il protagonista del. del la sua prima collaborazione con il regista Leandro Gonzalez Signarri, quello che ha diretto film d'autore tipo The Revenant, eh, non The Revenant, Revenant, perché The Revenant è la serie tv, Revenant invece è il film, per esempio Revenant, Bardo, eh, comunque tutti i film d'autore comunque ha girato, e fece vincere il primo Oscar a Leonardo DiCaprio con Revenant, stavolta quindi ecco, credo che la scelta di Tom Cruise sia stata fatta anche un po' Perché dice non ha mai vinto un Oscar e allora sta cercando un pochino secondo me, di rilanciarsi anche in, oltre a essere protagonista di, di film d'azione. A breve uscirà il trailer dell'ottavo Mission Impossible no? nelle, nelle sale. E quindi credo che voglia rilanciarsi anche su, in un altro. E secondo giorno. me se lo merita tutto, solo per quello che c'è stato. Esattamente, perché comunque voglio dire, è una, quella che è secondo me è la più grande star del mondo. Comunque è riuscito oltre al. Però io credo che lui senta anche l'esigenza di avere un riconoscimento non solo dal punto di vista dei incassi di popolarità, ma anche da un punto di vista anche artistico, proprio di premi, effettivamente. Beh, certo, quindi va bene, noi siamo arrivati alla conclusione, noi ci, vi ricordiamo che domani mattina siamo con uh, sempre su Titolo TV con Enrica, se non erro, non vorrei sbagliarmi. Sì. Eh, quindi con te ci salutiamo, ci vediamo la prossima settimana per un nuovo approfondimento cinematografico. Grazie ancora Francesco. Grazie a te Donato, un saluto ai nostri video ascoltatori. Alla prossima puntata.